Cronache marziane di Ray Bradbury. Traduzione di Giorgio Monicelli. Lettura di Damiano Mostacci. Ottobre 2002. La spiaggia. Marte era una spiaggia lontana, lidi remoti, e gli uomini vi si spargevano a onde. Ogni ondata era diversa e più forte. La prima portò con sé uomini avvezzi agli spazi immensi, al freddo, alla solitudine. Portò con sé lo sciacallo e il pastore, uomini magri, ossuti, con facce da cui gli anni avevano scavato via la carne, con occhi come punte di chiodi e mani simili a stoffa di vecchi guanti, disposte a toccare prontamente ogni cosa. Marte non aveva nulla di nuovo per loro, perché essi erano cresciuti in pianure e praterie sconfinate come le piane di Marte. Vennero e resero quelle lande un po' meno desolate, onde altri trovassero il coraggio di seguirli. Misero vetri alle finestre sfondate e luci dietro i vetri. Furono i primi venuti dalla Terra. Tutti sapevano quali sarebbero state le prime donne. Gli uomini venuti con la seconda ondata sarebbero dovuti partire da altri paesi della Terra, parlare con altri accenti, pensare idee diverse. Ma i razzi erano americani e gli uomini erano americani e le cose continuarono così. Mentre Europa e Asia, Sud America e Australia e gli arcipelaghi guardavano i mortaretti cosmici sparire nel cielo lasciandoli a terra. Il resto del mondo era immerso nella guerra o in pensieri di guerra. Per cui anche gli uomini della seconda ondata furono americani e venivano dagli squalli di quartieri suburbani e dalle ferrovie sotterranee, onde trovarono molto riposo e diletto nella compagnia degli uomini silenziosi che, nati tra gli amaranti delle praterie, sapevano usare i lunghi silenzi per colmarti l'anima di pace dopo i troppi anni sciupati, stritolati fra budelli sotterranei, cibi scatola e sentine a New York. E tra quelli della seconda ondata c'erano uomini che si sarebbe detto dagli occhi fossero in cammino sulla via del Signore.